Sì, siamo in diretta con la VJ. Allora, oggi abbiamo la presentazione del libro. Certo. Ce ne vuoi parlare? Sì, preferirei parlare della presentazione, però ne parlo adesso. Beh, è un viaggio in una generazione, nella mia generazione, attraverso me, in una generazione, quella del 68. Con il sentimento, le sensazioni, i problemi, i tanti problemi che ha avuto in quel periodo. Però sono fiero perché sono riuscito a dare l'impressione alla mia generazione che è un'impressione di ricostruzione, di bellezza, di coraggio. E quindi è un libro tutto da godere, insomma, da leggere. In più c'è un esperimento citato esplicitamente in premessa, comunque nel dialogo non previsto. L'esperimento è, il riferimento è Edgar De Master con il suo libro, come si chiama? Il libro, il cancello. Come si chiama il libro di Edgar De Master? Il libro di Edgar De Master? No. L'antologia di Spoon River. L'antologia di Spoon River. Cioè questo tentativo di fare anche dei racconti, diciamo, quotidiani con linguaggio poetico. Ecco, questo qua è un esperimento che mi ha intrigato. Penso di esservi riuscito abbastanza bene. Quindi è un libro da leggere, da godere, da meditare. Ed è comunque dedicato, non certo, sicuramente, a quelli della mia generazione, ma soprattutto alle generazioni future. Perfetto. Perché molti di quegli episodi che io racconto in versi o in racconti poetici, molto probabilmente le nuove generazioni non le conoscono, è bene invece che le conoscano e le meditino. Quindi oggi alle 16.15 con la proiezione del video del teatrino di Bisanzio tratto da Il Viandante di Francesco Staglianò. Grazie. A oggi. A oggi. Facciamo un giro per il loro stand. Questi sono tutti i libri della VJ Edizioni. Li potete riconoscere. Ecco. Oh, qua invece abbiamo altre due autrici. Giulia Chalun e Barbara Caporici che stanno chiacchierando con i libri in mano, vedete ciascuno il libro dell'altro. Com'è? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Stavamo disquisendo delle diversità e delle somiglianze delle nostre poesie. Ci siamo un po' ritrovati. Ecco, vedi? Questo è il senso della VJ Edizione. A tutti gli autori che ci ascoltano e che non ci sono, ricordo l'appuntamento a fine agosto a Bordighera, ma poi ne parleremo. Rifacciamo un'altra carrellata. Grazie. Questa è la fiera, vedete, molto bella, c'è un gran bel sole, tanti editori. A presto tutti. Ciao, grazie.